L'allenatore del Torino Vittorio Pozzo fa esordire il giovane mediano Antonio Ianni a 16 anni in prima squadra. Giocherà in Granata per tutta la sua carriera, dal 1920 al 1937. Gli ultimi mesi in Serie C e qui a Varese, fino a quando il suo ginocchio malandato gli consente di giocare. È qui che inizia a fare l'allenatore, dal 1938 al 1940. Ai piedi del Sacromonte scova un attaccante fortissimo. Inizialmente non vuole farlo giocare per tenerlo nascosto agli osservatori dei grandi club e poterlo segnalare al Torino. Quel ragazzo si chiama Franco Ossola. Antonio Ianni parla di Franco Ossola al presidente del Torino, Ferruccio Novo. Non ci vuole molto per convincerlo delle qualità di quel giovane attaccante. Novo sborsa 55.000 lire per il primo acquisto di quella squadra destinata a diventare il Grande Torino. A Franco Ossola è intitolato lo stadio di Varese, quasi a rendere omaggio a una famiglia che scrive la storia dello sport cittadino. Aldo è il playmaker di una squadra destinata a diventare grande, la Ignis Varese, con la quale vince 7 scudetti e 5 coppe dei campioni, giocando 10 finali consecutive. L'altro fratello, Luigi, dopo aver inizialmente giocato a pallacanestro nella Roburet Fides Varese, si dedica al calcio ed è uno dei protagonisti, insieme a Traspedini e Maroso, della prima promozione Serie A del Varese. In questo campo si sono giocate partite memorabili, soprattutto a cavallo fra gli anni 60 e 70, quando il Varese era della famiglia Borghi. Qui, nel 1968, la Juventus ha perso 5-0. Un posto dove conosci gli spazi talmente bene da riuscire a orientarti anche al buio. Non è una questione di cemento e mattoni, ma di amore. Rifugio del cuore, dove è ancora consentito sognare.